che come al solito io ho la risoluzione bassa e non vedo un cazzo. Quando è che cambi quel cazzo di quando abbiamo finito tutti i giochi in 2D? Ormai anche in 2D puoi giocare perché la risoluzione è bassa. Con il prezzo sonoro a 150 Hz ti faresti un computer che farebbe girare tutti i giochi moderni. Perché gli sta creando una torre? E questa deve essere la più lunga Porsche, no? Sì. Anto, usarla? Devo provare a usarla? Sì. Levati! Mi fa vedere delle cose, ma non capisco. Sta fatto il minerale. Perlstone. Io costruisco una torre che va fino alle stelle. La torre di Starbound. Come faccio a capire dov'è? Vai in giro e vedi quando vedi un coso rispondente. Insomma, mi inseguono sempre sti cazzo di... Aspetta, ti faccio la squadra io. No. Ecco. Ecco, guarda, adesso sta qua sotto la lampadina. E qui ho trovato. Quella lì di rossa. Questa qua sotto. Sotto la mitrida. No, sotto le cose di ferro. Non avrò mai abbastanza blocchi di pietra, mi sa. Per finire. C'è un... è pieno di cose qua. No, ci sono già le arpie. Che palle. No, me l'ha buttato giù, che merda. No, ma che palle. Vali poco come guardia del corpo. Non ti pagavo abbastanza. Ma c'è il lag che è un po'... è possibile difenderti da quello. Ah, rimani lì che arrivo giù. Cosa c'è la tua tomba? Come se... come sembra di te invece era uno scheletro. Cavolo, ma è pienissimo di nemici comunque, eh? È difficilissimo. Non è detto di morire. Allora, adesso più da che fate stai. Tra l'altro, Rosa, devo farti vedere una foto che ha fatto Bumper. Che tipo, ieri è andato a trovarlo il Raffo e gli ha portato una nostra lettera. Non so perché è andato il Raffo a trovarlo al lavoro di Bumper, gli ha portato una delle lettere che gli avevamo mandato su Nintendo Magazine. Ma ieri l'originale? Sì, domenica. Ma sì, tipo, sì. Ma il Raffo avrà 50 anni adesso. Sì, però si può chiamarlo uguale. Ci avrà 41 anni o qualcosa del genere, forse di più. Il Raffo apposta per Raffo, mitico Raffo, l'uomo ci che non sa. Vi pensa ancora dopo tutti questi anni? Che sono la cagato dopo quel momento. Adesso la mattina la raccolgo io. Raffo pensa sempre sui fan. Prima perché non ti trovo. Raccogliere difficilissimo. Che poi non ti puoi neanche chiudere dentro perché si teletraportano.